volevo fare anche qualcos'altro in questo villaggio del cazzo. No, solo dare il becchino a quegli uccelli stupidi. Sì. Vabbè, ma Leonardo è una testa di cazzo, Teo è un negro di merda, Pazzini è un pazzo del cazzo. Mio fratello sta sentendo tutto e sta per come non hai sentito? Quello contro la Juventus. Del Neri è un vecchiazzo del cazzo, poi del Piero è un vecchio decrepito, Matri è un giovane del cazzo. Almeno mi sia consentito dire che mio fratello è un bravo interista. È un bravo. È un bravo interista perché non è un completo interista. Metti sto pesciolino di merda. Ma li devo mettere uno a uno. Chi è tuo fratello per salutarmi Gomez? Ha detto Umberto che devi salutargli Gomez. Chi è? Chi è? Ha detto chi è? Posso rispondere sto cazzo? Rispondi sto cazzo. Ha detto Umberto sto cazzo. Cosa cazzo sto facendo? Ah, che peccato quella storia del Bayern Monaco. Ma cosa? Sì, intanto voi perdete 5-0 contro al cosa? Al Tottenham a Londra, il 9. Mentre noi stracciamo le balle a quelli del Bayern Monaco. Come no? Sì, le stracciamo. Quando viene Milito le stracciamo. E quando viene? E che ne so, perché non ha giocato a Inter Bayern Monaco. C'era quell'idiota dietro che stava da solo in avanti, che non segnava da 5 anni più o meno. Ma Eto non tromba, per questo non segna. Ma è nero, qual è il problema? E scusa, non segna Seedorf. Ah, non è nero, mi ha braccato il cazzo. Sì, ma è il capitano della tua nazionale, sì. Ma che cazzo dici? Seedorf non gioca in nazionale da anni. Ma in quale nazionale dovrebbe giocare, per curiosità? Olandese. Figurati. Olandese, no. Mannaggia Giuda. C'è Farenz. Ah, quindi non ti aveva bloccato. Chi cazzo ha detto che ti aveva bloccato? Ah, dobbiamo andare a dare le banane a quel ricchione. Mo gliele mettiamo, mo gli diamo le banane. Dagli le banane a sto gay. Vabbè, Charles ha fame, gli diamo le banane. Ok. Ovvero? Quindi? In che modo? Dunque? Ma tu sei un amante delle congiunzioni? Sei un congiunziofilo? Mezza anfora della vita nelle scorte. Se l'è messa in culo, suppongo. Non l'ha manco bevuta. Andiamo. Andiamo via da questo mondo di merda. Ah no, andiamoci a far preparare prima. A questo punto andiamo a fare anche la carne arrosto un attimo. Ci sbattiamo. C'è fame. Lo inviti? No. LOL. Metti sta fetta di carne del cazzo qua dentro. Carne di... Poi, porca puttana. Poi entra con l'osso e esce una bistecca. Com'è possibile? Che fine ha fatto l'osso? È bruciato? Che stronzata questo gioco, mamma. Probabile. Le patate come si preparavano? Le patate pasticciate? Non me lo ricordo. Innanzitutto mi servono le patate. Ah, devo andare a prendere delle patate. Ma dove cazzo stanno le patate in questo gioco di merda? No, seriamente, le patate in questo gioco di merda dove stanno? Secondo te dove, immagini, io volevo dire che si trovavano.
In questo gioco non me lo ricordo. In generale sì. Stanno attaccate al resto. Ah, usiamo. Dicevo, la patata è l'alimento più buono, però deve essere adeguatamente fritto. Opla, un po' di ingredienti. Adesso lascia che te li metta qui dentro. Oh, me li ha messi. Umberto, me li ha messi. Cosa? Dove? Quando e perché? Il cibo nell'orifizio. Ah. Usa sta bistecca del cazzo. Ho impiegato mezz'ora a prepararli, eh. Che palle, dice Wii Cabrera. Ora mi cade il cazzo per la parte di Dragon Ball che li devo passare da 34 anni. Perché gliela devi passare? Perché facevo una parte a testa di quel cazzo di Let's Play, ma non c'è a me che l'ho iniziato. E dove la state caricando? Dove lo sta caricando? Sul suo canale di merda. Speriamo che non vedrà mai questo video, perché altrimenti mi ammazza. Improbabile che lo guardi. Direi andiamocene da questo mondo del cazzo.